Il film Network Quinto Potere aiuterebbe a sviluppare la spiritualità contro la schiavitù materialistica dei potenti. E invece no. Infatti, il film Network Quinto Potere propone una spiritualità che sottomette al materialismo dei potenti. Ricontraddizione. Ehi, scopriamone alcune. I simboli della religione della schiavitù nel film Network Quinto Potere. Vediamo 7 riferimenti della Gnostic Religion nel film. Settimo ed ultimo Gnostic Symbol. Quello più importante di tutto il film, anche se non quello più evidente. Sono le persone che applicano la predicazione di Howard alla TV. Sono arrabbiato nero e tutto questo non lo accetterò più. È il simbolo più importante perché anche queste persone lo fanno al buio e sotto la pioggia. Ossia, anche esse sono diventate dei Rain Man. È una scena fondamentale perché rappresenta la realizzazione della missione sia dell'entità gnostic trascendente, sia dei fedeli gnostici. Ossia un mondo in cui i diversi spirituali inconsapevoli si risvegliano, che significa si ribellano, e in questo modo costruirebbero una società più giusta, anche per il resto della maggioranza che è materiale, ossia uomini inferiori. Osservare, infatti, che non tutti si affacciano dalla finestra, che alcune finestre rimangono chiuse. Il messaggio della ribellione della Gnostic Religion. La Gnostic Religion è un insieme variegato di filosofie e spiritualità, il cui risultato finale è che gli uomini non sarebbero tutti uguali e che chi sarebbe superiore avrebbe il diritto di dominare su quelli che sarebbero inferiori. Ossia, per quanto riguarda gli ultimi 3 secoli, pura cultura classista inglese. Punto. Prima ho fatto qualche riferimento al filosofo greco Eraclito, ma la Gnostic Religion non utilizza soltanto lui. Io l'ho fatto perché è abbastanza comprensibile. Ma oltre ad alcuni filosofi, nella Gnostic Religion c'è anche una spiritualità antibiblica. Infatti, come il film ha chiaramente detto, il Dio biblico fa attraversare la nazione con il saio e le ceneri. Per fare cosa? A predicare l'Apocalisse, ossia la punizione dell'uomo per i peccati contro la sua legge. Mentre l'entità Gnostic si contrappone al Dio biblico perché dice chiaramente: non ti chiedo di attraversare la nazione con il saio, eccetera. Ossia, non ti chiedo di fare come quello. E successivamente lo sprona a ribellarsi alla situazione e ad invitare tutti a ribellarsi, anziché a pentirsi e convertirsi. Infatti, il messaggio della Gnostic Religion è: il Dio della materia, che sarebbe il Dio biblico, sarebbe schiavista e torturatore, mentre l'entità Gnostic libererebbe dalla schiavitù con la ribellione. Nel film il Dio biblico è rappresentato da Jensen, il quale, per prima cosa,
chiude le tende, perché è colui che, come il Dio biblico, comanda il sole. Poi, dalla posizione di capotavola, fa discendere anche lui la luce verso Howard, ma è la luce elettrica, ossia è una luce materiale. Poi Jensen, Dio biblico, è adirato contro Howard, perché ha interferito con le forze primordiali della natura stabilite da lui, ossia ha peccato contro di lui. Infine, Jensen, Dio biblico, intende punire Howard con la sofferenza, cosa che viene comunemente associata appunto al Dio biblico. Logicamente, se il Dio della materia sarebbe schiavista e torturatore, allora la ribellione a questo Dio della materia renderebbe liberi. Infatti, l'insegnamento indiretto del film Network è che la crisi economica, la violenza nelle strade, la guerra fredda, eccetera, questi problemi sarebbero delle forme di tortura e schiavitù materiali causate dal Dio della materia. Mentre l'affermazione del maggior valore della vita personale rispetto a questi problemi, sono arrabbiato nero e tutto questo non lo accetterò più, sarebbe la ribellione a questo Dio della materia. Logico. Logico secondo la logica che sarebbe tutto colpa di Dio. Che il messaggio di fondo dell'agnostic religion sia la ribellione è dimostrato anche dal fatto che una rappresentazione della loro entità trascendente è il serpente dell'Eden, che appunto ispira Adamo ed Eva alla ribellione al Dio biblico. Ed il fulmine è utilizzato dall'agnostic religion anche per rappresentare indirettamente il serpente dell'Eden, sia perché si tratta di una raffigurazione dalla forma allungata, sia perché sul Vangelo di Luca è scritto al capitolo 10,18: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Poi, come visto, altro simbolo di ribellione antibiblico è l'oscuramento del sole, per esempio con la pioggia, oppure con la notte. Perché, come già detto, il sole permette alla vita materiale biologica di crescere, e con questa il Dio biblico imprigionerebbe le anime che proverrebbero da un'altra divinità. Secondo un'opposizione corpo contro spirito, risalente alla filosofia greca. Un film in cui il messaggio gnostic della ribellione è più esplicito è Black Swan, dove il cigno nero delle trasgressioni alle leggi del Dio biblico, ossia il cigno della ribellione, uccidendo il cigno bianco dell'obbedienza fino alla remissione di sé, farebbe pervenire prima alla libertà spirituale, dalla remissione, e poi proprio alla libertà dell'anima dalla prigionia ellenica del corpo. Infatti, la battuta finale del film «I was perfect» si riferisce alla trasmutazione completa del suo spirito in cigno nero, non alla sua prestazione materiale nel balletto. Anche perché la perfezione nel balletto era successiva proprio alla trasgressione spirituale dell'omicidio. Ecco perché poi sarebbe stata perfetta. Io vi capisco,
Sembrano discorsi molto borderline. Però o il problema è la mia curiosità, oppure il problema è la vostra superficialità. Quando vedete un film o il video di una canzone, o udite il testo di una canzone, rimanete alla storia evidente. E quando poi c'è una cosa che non comprendete, fate finta di niente. O al massimo vi date la spiegazione della originalità artistica. E tutto finisce lì. Io però ho indagato e indagato. Perciò vedo sia la storia evidente, sia i riferimenti alla storia spirituale sottintesa. E così riesco a fare i collegamenti tra le due storie. E i film, i videoclip, i testi delle canzoni diventano molto più coerenti e comprensibili. Poi è chiaro che il risultato è effettivamente borderline, ma non per colpa mia, ma per colpa dei produttori di Hollywood e delle case discografiche. Per esempio, nei film con i supereroi compie l'azione più importante chi è vestito con qualcosa di colore rosso. Provate ad osservare i risultati di Thor e di Captain America nella serie Avengers con e senza il colore rosso addosso. Nella settima parte, i film di Hollywood sono fatti per deprimere lo spirito degli spettatori verso la difesa dei propri interessi e la soluzione del parlare con gli altri di cose importanti. E indagatore, qua c'è il prossimo video.